Guarda, mi sono fatto Vi amo tutti, dal primo all'ultimo. Ciao, sono Mattia, vengo da Milano e sono l'ex di Lucrezia. Lucrezia era la migliore amica della mia ex fidanzata. Che la mia ex andava a dire in giro a tutti che ci sapevo fare. Probabilmente Lucrezia l'ho chiamata così. La cosa più strana che ho fatto all'ubriaco è tirar fuori il fallo davanti a 5 spagnole. È capitato una volta che ero così ubriaco da mangiarmi il vetro, il coccio di vetro di una bottiglia, a morso. Ho mangiato di meglio. Non può scherzare. Io sono come un candelotto di dinamite. Se non gli rompi il c***o, sta lì tranquillo e buono. Ma se lo accendi, io esplodo. Capito? Ciao a tutti. Ciao Fabiana. Tutti. Bene, Mattia. Ma non sei bellissimo. Denise. Che carino come ragazzo. Denise, guarda, ti vedrei già bene adesso. Bella ragazzina, c***o. Denise è emozionata, anche se non lo dici. No, no. Perché voi non lo siete, non ci credo. Io sono sempre emozionata. Dove sei tu? Io a Vicenza. Vabbè, Milano. Piemonte? No, ho capito perché voi due andavate d'accordo. La geografia non è il mio forte. Altre qualità. Qualità... Sì, tipo... Altre qualità. Diciamo che è molto... importante come... Niente, comunque. Ragazzi, cosa avete fatto? Avete fatto qualche escursione particolare? Sì, abbiamo fatto schifo. Qualche orgia? Principalmente abbiamo fatto schifo. Ma toro vero o quello meccanico? No, vero. Prendi per il c***o. Io con il c***o. Magari. Prego. No. Non vorrei averlo cancellato. Aspetta. È arrivato. Oh, ma siete fatti per stare insieme voi due? Mi sembra tipo la fotocopia di Lucrezia il maschile. E lo leggo io, Ci leggi. Mattia, benvenuto a Ex on the Beach. Prendi Denise per mano e preparatevi a toccare il cielo con un dito. Chiodo, scaccia chiodo, fai il pugnifero. Questo ce lo possiamo portare? No, lascialo qua. Non ti preoccupare. Toccare il cielo con un dito? Con un dito. Oppure con due dita. Ma che carino! Oh! Cosa? Cambia. Attualmente ci sta. Poi vediamo come si evolve. Evolge. Rimaniamo con evolge. Bello. Non si sentono rumori né persone che urlano. Meraviglioso. E mi sto salendo in lancia. Secondo te avranno preparato qualcosina? Perché no, non ce la fa più. Se dopo il toccherai il cielo con un dito. Io soffro di vertigini stabili che qualcosa ma stai tranquilla, guarda che è solo una paura. Se la superi poi vedrai che per tutta la vita direi meno male che l'ho fatto. Almeno ho superato la paura e adesso posso fare di più. A me, a differenza sua, mi piace l'altezza. Cioè mi piace vedere i panorami. Cioè, io non ce la posso fare veramente, ho bisogno di posti tranquilli, pian terreni. Non ti piace? Bello. È bellissimo. Dai, ci sta. Va, guarda, il panorama. Fermo. Toccare il cielo con dito. Toccato. È stato bello, ciao. Cioè, deve esserci una situazione bella per entrambi e lì abbiamo toccato il cielo con un dito. O con altro anche, però. Oh, stai attenta qua, perché qua è pericoloso. Oddio. Ma sono fermo, mi trascino, cammino da sola. Non ti trascino, vai tranquillo. Dammi la manina però, allora. Non ti trascina però. No. Prenditi il tuo tempo, stai serena. Tanto cosa deve essere? Ragazzi, mi... Vai, è bellissimo. Vai, stai tranquilla. No. Mi ha sentito, mi ha toccato, ti do ben sicurezza e come. Più che sicurezza anche. Cioè siamo alti quanto una palma alta. Lo vedi? Ma infatti guarda che non siamo così tanto alti. Attaccati, vicini, ci stava la situazione. Cioè non è che la spostavo, anzi. Sto stressatissimo, c'ho il cuore in batto a 2000. Andiamo. Mamma mia. Non penso che con altre persone avrei affrontato il tutto. A cosa prendiamo? A quello che dovrà succedere. Alle emozioni. Non pensavo di arrivare qua a trovare una ragazza del genere.
Ma insomma, con Lucrezia? Quando l'ho conosciuta ero anche un po' così, sempre festaiolo, di qua, di là. Diciamo che stavo iniziando un percorso di maturazione. Ah, sì? Sì. Vediamo se continua. Infatti, vediamo. Vediamo. Quindi te, le ragazze, sì. Ti sono rifatte, troppo esagerate, volgari? No. No. Tu sei una ragazza molto fine, molto... Infatti, cioè... penso che te l'ha fatto fare l'escursione con me. Comunque penso anche per questo motivo. Hanno esaudito il mio desiderio. Sì. Sì. Ma guarda, se tu ti mantieni quello che dici, forse anche il mio esaudisci. Stai attento come ti comporti. Potresti uscirne vincitore e far rosicare più che altro Matteo. Mattia, Matteo. Ma tu hai fatto qualcosa con qualcuno? Come faccio? Con chi? Ho bisogno di neuroni. Io finché sono sobrio di neuroni penso di averne. La ragazza bionda che era con noi, Fabiana, mi piacciono sia gli uomini che le donne e gli garbo estremo. Cioè a livello di ti prego picchiami, lasciami lividi perché mi piace così. Vabbè, non, cioè nel senso è una cosa abbastanza comune, no? A me se non mi lascia livido gli spacco il sacco. Vabbè, non un livido. Secondo me è veramente uno zoo, ci sarà da divertirsi veramente. Torniamo allo zoo, andiamo allo zoo perché non ci sono ancora andato. Via dalla nostra vita. No, tu vedi se riesci da dietro. Sì, sì, piano piano. Io e Mattia stavamo parlando di Nikita, ci vorrò provare con lei e poi vedremo cosa fare, insomma. Direi che... almeno quello. E questa sera devo andare per forza. Fidati. Ma che sta da confabulare? Cosa? Che sta da confabulare? Non so affari tuoi, discorsi tra maschi. Attento a che dici, che tu dormi sempre nel mio letto. E tu chiamala me. Secondo me c'è attrazione, però lei è una che non so se si spinge oltre. Secondo te gliela dà? No, Nikita, Andrea, dici. Ma no, ma qua dentro è suo lui. Attenzione, colpo di scena. Ma fuori? Vi vedo benissimo, o sbaglio? Sbaglio? Come vedo benissimo insieme, me. Ma che fai? E sto mojito! Ma tu sei stupido! Una volta che non mi hanno visto. No. Io sei sto c***o per te. Se da me non muoviamo. Faccio l'amore perché io non mi do la botta. E tu invece? Non chiederglielo davanti a me, te lo dici a te da sola, non lo voglio sapere. Perché non lo vuoi sapere? No. Lo voglio scoprire. Ma tu scusa amore invece? No. Perché? Come va? Giada. Dammi un motivo per farlo. Che ti piace? Ma tu fatti c***o e dammi un motivo per farlo. Ma non fare le cose di Celeste. Fate aver dato 4 scappi in 10 secondi. Vabbè, dammi un motivo. Giusto. Un motivo giusto? Ah. Perché io da qua non c'ho... Entro qua, lo sai, non ci ho provato con nessuna e lo sai bene. Mi ma tu la prima mi, sera mi, ok, ma perché me la sono trovata nel letto e mi è venuto c***o. Dio poverino, mi ascolta, dispiace. Ci ho provato lei e lo ma sai. Mi dispiace che sei stato aggredito da me. Storto. Fango, ragazze, maschi, queste cose a me mi fanno impazzire. Dov'è? Ho visto che i miei avversari in certi punti facevano un po' troppi fighettini. Io invece no, proprio da Tarzan, uomo della foresta, mi sono buttato proprio dentro il fango, nuotavo, mi sentivo proprio a mio agio. Sì. Tarzan vince sempre. Yeah. Raga, la mossa la faccio anche qua, aspetta. È devastante, raga. Non potevi passare sotto. Ci vorrebbe una squalifica, io sono passato. Anch'io sotto. Mi sono fermato lì per quello, dopo sei arrivato tu. Capito? Io! Ha vinto Daniele, però hanno barato. Non tutti gli uomini hanno rispettato le regole del percorso. Per questo vince Mattia per gli uomini e Nikita per le donne. Buona videochiamata. Come Mattia? Colpo di scena, l'ho detto che non potevate saltare sopra. Siete, oh. È totalmente un'ingiustizia, perché lui veramente era tanto indietro, quindi non se l'è meritata. Mattia non ha meritato la vittoria. Lea, lo senti? Ha voglia. Io inconsapevolmente ero già un po' tantra o mantra, non so cosa abbiamo fatto sinceramente. Sei profana.
Sta sudando? Sì, io sì. Sì, io da un'ora che c'ho il durello. E dai! Ah, un attimo. Ma buono? Fabi, ma che c***o fai? Guardala, guardala! Guardala quel c***o, guardala! Forte, forte, porca tra***a! Vendetta, vendetta, vendetta! Fighi, di là, di qua, abbiamo degenerato di brutto. T'ammazzo, coglione di merda! Ma non c'è nessuno con chi c***o di c***o! Non c'è nessuno dai cazzo! Guarda, mi sono fatto qualcosa. Resta spaiato Mattia, che decide di giocarsi il tutto per tutto con Clea. Ma perché c'è la luce? Cioè, ti dico, fidati, lo sapevo, io l'ho detto. Cosa? Che tu pigli per il c***o, basta. Io pigli per il c***o. Sì. Mattia, glielo del c***o. Capito che ha fatto? Mi accusi, mi dici no, che no, mi sei, mi sei sul cazzo, basta. Perché? Guarda, io sono single, nessuno mi deve niente. Continua a dormire? Buonanotte. No, mamma è svegliato. Ah, beh, scusa, mi sono svegliata la principessina. Oh. Buonanotte. Allora vai, vai. Ma voglia. Vai. Forse non se l'è giocata benissimo. Mi sta per spogliare. Questa cosa potrebbe scandare tanto voi. Non mi guarda, non mi guarda. Quindi non con un doppio carpiato cambia obiettivo. Su quel materassino? No, sto a fare la valigia e poi decido. Penso qua se non c'è un posto. Eh? No, ci andiamo in suite. Poi ci andiamo l'ultima sera. Noi abbiamo una suite prenotata in silenzissimo proprio, non deve saperlo nessuno. Clea ovviamente non lo sa. Ma smettete, la dovete smettere. La dovete smettere, avete capito? La pianta, pensa alla pianta. Per non saper leggere né scrivere, piede in tutte le scarpe. Ha voluto dormire con Greta? Mi sa che mi sono giocato qui e basta. No, no. No, questa l'avevo potuto dire. No, scherzo, l'hai buttato te, questa è mia. Cazzo, mi gli dico due parole, vedo come reagisce. Io ti sono visto, sono venuto a svegliare perché ha detto, mi magari se ne vado, l'ho parlato, volevo stare insieme a te. Tu ti sei alzata e mi hai detto, ma non ti ho promesso un c***o. Perché tu mi hai detto, tu prendi per il c***o, se tu capisci quello che va capire te e te illudi le cose e te va c***o tuoi. Io volevo solo parlarti, sei male? Sì, ho visto, infatti stai sul letto con Greta. Perché era, stava dormendo per terra, cosa pensi che ho fatto? Dov'è che stai dormendo per terra? Mattia, come non ci dorme più? Amore, vado amore, no! No, l'amore è un c***o. No, non me ne vado, me ne vai tu. Non voglio fare il romantico, ma... Le nottate passate con Clea. Sarà difficile nella vita trovare persone con l'emozione. Trovare le parole. Trovare persone con cui avere un rapporto del genere. Tutto, tutte le emozioni, belle o brutte, sono state la cosa più bella di questa casa. Voglio bene a tutti, li difenderei tutti, sono troppo belli, tutti quanti. Finisce tutto. Finito il divertimento, si torna alle vite di tutti i giorni. Vi amo tutti, dal primo all'ultimo, anche se mi state sul c***o, vi amo tutti, veramente. E finalmente Mattia, dopo averci provato ininterrottamente per ben 168 ore, ovvero 10.080 minuti, e vi risparmiamo i secondi, conquista il primo e unico bacio di Clea. No, la bella che questa, bella che questa. Ad uscire con Sasha c'è anche Mattia, che deve dire addio alla sua Clea. Io Mattia, one need is love. Clea, non lo so, è una persona che a me mi è entrata.
e secondo me anch'io gli sono un po' entrato. Finito. Ciao, bella. Ciao.